E il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier. I mandanti del terrorismo islamico sono capaci di tutto. Oggi non possiamo escludere niente, ci può anche essere il rischio di armi chimiche e biologiche. Parla così il premier francese Manuel Valls davanti all'Assemblea nazionale che intorno a luna di oggi ha votato sì al progetto di legge sul prolungamento dello stato di emergenza per 3 mesi, decretato dal presidente Hollande già venerdì sera. Ora spetta al Senato convertirlo rapidamente in legge. Questa è la risposta di una Francia che non si piega e che non si piegherà mai, esulta Valls. Siamo in guerra, aveva detto il premier poco prima del voto, non una guerra di quelle a cui la storia ci ha abituati. Questa nuova guerra resta una guerra pianificata, condotta da un esercito criminale. Ciò che è nuovo sono i modi di operare, di colpire, di uccidere, che evolvono senza sosta. Dobbiamo dotarci di strumenti moderni, più adatti a fronteggiare i nuovi rischi. Anche il direttore di Europol, Rob Wainwright, parla di escalation della minaccia terroristica dell'ISIS con l'obiettivo di esportare in Europa la sua atroce violenza. I jihadisti, dice, hanno enormi risorse e sono possibili altri attentati. Non permetteremo mai che qualcuno venga aggredito per la sua fede, dice Hollande nel discorso alla Fondazione Chirac a proposito dell'aggressione contro 2 cittadini francesi, uno ebreo e l'altro musulmano. Quanto al presunto utilizzo di armi chimiche, da sabato gli ospedali francesi sono dotati di antidoti iniettabili contro il sarin, gas nervino incolore e inodore, utilizzato il 20 marzo del 1995 da una setta religiosa nella metropolitana di Tokyo. Il Dipartimento della Salute francese però precisa che gli antidoti sono stati prodotti in fretta dalla farmacia dell'esercito in vista della conferenza sul clima, in programma il 30 novembre, e non per eventuali nuovi attentati a Parigi. Domani il Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno e della Giustizia europei valuterà le misure ad hoc per fronteggiare il terrorismo, a partire da quella con cui i 28 Stati membri si impegnano ad effettuare controlli sistematici e coordinati alle frontiere esterne, anche sui cittadini dell'area Schengen, quella cioè a libera circolazione. Ci sono poi il registro europeo dei nomi dei passeggeri da varare entro l'anno, la centralina comune europea per i servizi segreti a partire dal 1 gennaio per favorire gli scambi di informazioni e creare un'unità di vigilanza transfrontaliera, la proposta infine sul controllo delle armi da fuoco.